acceso nel cuore dei più anziani, fra noi, dei ricordi, ma anche i giovani ho visto che li guardavano con grande attenzione. È una bellissima collezione, potreste provare, perché le donne ormai la collezione di farfalle non ci credono più, magari con una collezione come questa vi vengono a casa, anche se occupa un po' di spazio. Infatti sì, il padrone di questa collezione ha dovuto comprare un magazzino per tenere i suoi jukebox, ne ha 600, pensate un po', e stamattina ci ha portato quelli più belli, il signor Claudio Tosato. Eccolo qua, signor Claudio, buongiorno. Signor Claudio, allora introduciamo, lei subito va. Detto qua vicino, ha messo già la moneta. Allora, il signor Claudio è un collezionista ed è anche un tecnico, cioè lei ha cominciato proprio riparandoli, sì. Poi si è affezionato, sì, sì. Come un chirurgo che poi si sposasse le sue pazienti. Lei ha cominciato a riparare quelli guasti, poi li scambiava, come faceva? Uno sano per tre rotti, e poi riparava anche quelli, e facendo così ha ingrandito questa collezione. Sì. Adesso 600 jukebox, sì. Che vanno da che periodo, da che anno a che anno? Dal 1920 al 2000, anche perché CD. Si fanno ancora? Sì, a CompaDisc. Quelli con i CD dentro. Ecco, ma il jukebox è quello a cui tutti pensiamo, è quello anni 60, quello famoso 50 lire una canzone, 103. 103, col bonus. Col bonus, quelle che dove noi ascoltavamo Rita Pavone, quello lì, guarda. Fiordaliso, ecco tutte quelle. Fiordaliso sono usciti in edizione jukebox tutti i dischi. Di Fiordaliso? Sì, sì. Sì, ma io non ci sono mai stata nel jukebox. Come no? Sì. Io ne ho portato via... A parte che c'entri proprio precisa. Ne ho portato via uno, dopo lo sentiremo. C'ha il disco da jukebox? Sì, ma però lei specifici, che io sono stata negli ultimi jukebox. Sì, sì. Ecco, perché lei diceva... Non quelli qua con i 78 giri. No. Nico e Gabbiani. Con Nico e Gabbiani. No, dopo. Vabbè, Nicola Rigliani. Dopo. Con Sanremo, con Oramai. Sanremo Oramai 84. No, ma il signor Tosato stava dicendo che dei cantanti moderni vengono comunque riprodotti i dischi in versione jukebox, cioè esatto. Che fanno i 45 giri? Sì, hanno terminato nel 2002 con le ultime produzioni di Ligabue, Laura Pausini. Capito, i dischi che la gente vuole ascoltare, vero, come i tuoi, più. Dai Lasco CD Rossi. Li stampavano ancora in vinile, sì, lo so. Solo per i jukebox. Edizione limitata. Sì. Quindi è un onore che ti hanno fatto, sii contenta. Allora, Tosato oggi ci ha portato anche proprio quelli più antichi. Adesso facciamo una panoramica così li vediamo tutti quanti. Questo qua quanti anni ha? Questo del 1939. Quindi è più grande di noi. Sì. E ha una gettoniera, guardate, stranissima. Sì, è l'unico soldo italiano nostro adesso, che va bene, sennò è tutto originale americano ancora. Questo si può gettonare, sì. Va a 78 giri. Ecco. Dovrebbe... premuto? Sì. Ecco, guardate, dentro si vede il meccanismo, vedete? Il disco esce fuori, piatto come una pizza, sì. Esce fuori dal lato. E suona solo il lato A questo. Quel coso. Elvis, grazie. Straordinario. Perfetto, grazie. Quindi... i primi jukebox, anni 30, con i 78 giri, si suonava un solo lato, il disco, avete visto, saliva verso la puntina praticamente. Esatto. Veniva sollevato. Qua in che anni siamo? Nel 30, 40, 40? Qua. Questo, scusa, qualcuno ha premuto e si è, si è arenato. Ah, si è arenato. Questo che anno questo è? Questo è del 1946. Ah, e questo è quasi coetaneo mio, vedi? Infatti avevo provato un'attrazione. Questo è, diciamo, è uno dei migliori di questa ditta. Lo dica, quella fu un'annata straordinaria. Questo bisogna farlo andare con il soldo. Ci va il gettone, anche qui c'hanno tutte macchine automatiche. Questo aveva già le luci che giravano, già insomma queste atmosfera che si creava.
Che gli è successo? Adesso non va. Faccia così e poi sembra quelli degli anni, noi degli anni 40 abbiamo dei problemi. Vabbè, passiamo all'altro. Va bene, anche questo era un 78 giri comunque. Prima... E anche qua il disco usciva. Usciva più o meno con lo stesso sistema. Nello stesso sistema. Mentre qua abbiamo proprio, questa è meravigliosa. Sognare, signor Magalli. Questa è bella. Lei dica la verità, che anche lei andava a ballare. Quando ha acchiappato lei con quello lì, signor Magalli? No, magari. No, però insomma, ci passavo le ore vicino, sperando. E questo aveva, questo ce l'ha anche Arbore a casa. Sì, questo è da diciamo, è la, questa ditta l'ha brevettata, sicché quando uno vuole un gioco con la sfera è solo il Continental 1 che è uscito in versione verde e mono, e questo è il primo stereo della storia. E questo era stereofonico, quindi era gli alt- il doppio altoparlante. Vediamo. Ed è classico, vedete, il meccanismo sempre tirava fuori. Ma qui c'è un disco straordinario qua, che a me ricorda proprio anche qualcosa di particolare. Mi ricorda qualcosa? Bandiera gialla! Me lo ricorda? Eccolo là! Dalla sala M di via Asiago in Roma, stanno per andare in orbita i 12 dischi di Bandiera Gialla! Dischi per giovanissimi scelti e presentati da Gianni Boncompagni, con la complicità di Renzo Arbore, regia di Massimo Ventriglia. Ma che bello! Che meraviglia! 1964, un programma mito per gli ascoltatori, mito. Un jukebox mito per questo quelli... è il più amato degli italiani. Questo è veramente il più amato degli italiani ed è proprio anni 60 pieni. 62 pieni. Pieni. Ecco, qua invece è il famoso Roccola Princess. Questo sembra una lavatrice però. Sì, ma ha un particolare... Quel vetro piegato. Ecco, anche questo di, è più recente. Del 62 questo, stesso anno. Ah, beh, sono coetanei. Una ditta coetanei. Americana, un'altra ditta americana. Qui siamo sempre con sì. La selezione a doppio bottone. Una sì. Lettera e un numero? Ah no, ecco sì, una, a uno e tre, come la battaglia questo navale. È un po' più lento. Vedete, qui c'è un disco che è venuto dopo il successo della trasmissione radiofonica di prima. Sì, questa sera Gianni Pettenati. Noi scendiamo in città subito. E se vuoi divertirti, molti pensano che sia questa la sigla di Bandiera Gialla. In realtà quella era la sigla di Bandiera Gialla e questo disco venne sul successo della trasmissione. Perché vedrai sventolar Bandiera Gialla. Bravissima, ci sta facendo vivere ricordi visivi e auditivi.